continua la mia osservazione. Elena non organizza la giornata dei bambini e quindi passano momenti di noia assoluta e di litigi. Dai, lascia perdere, ma la lascia perdere. Fammi un piacere, spegniamola. Elena è una madre molto giovane, però io la vedo una donna forte, anche se si sente molto insicura, e vorrei farle capire questo. Ciao, come va? Tutto bene? Sei bravo? La mia osservazione è finita ed è giunta l'ora di parlare alla famiglia. Domenico ed Elena, io vi ho osservati e ho notato che in questa famiglia è tutto sbagliato, totalmente sbagliato. C'è una disorganizzazione da non credere. Allora, io vorrei iniziare con te, Domenico. Prima di tutto, ho visto che tu non sei per niente autorevole. Quando tu dici no, deve essere no, né ni, né so, e no. Poi Elena, tu devi moderare i toni e i termini con cui parli ai tuoi figli. Spesso tu urli contro di loro e questo non va bene, devi dare il buon esempio. Specialmente a Sara, la rimproveri in continuazione, spesso sul cibo. Basta! Cioè, la maionese si può mangiare, un cucchiaio la mangio anch'io, ma un cucchiaio! Se tu vuoi che i tuoi figli mangino cibi sani, non puoi mettere cibo grasso in tavola e poi gli urli contro, mangiate tutte schifezze. Questi piccoli traumi che crei in lei potrebbe diventare un problema più grave in futuro. Non ha autostima, non si piace e questa cosa purtroppo l'hai causato tu. Ma tu cosa pensi di tua figlia? Cioè, io la vedo grande, però la vorrei piccola. Tu devi rispettare la sua esigenza di crescere. Di lei è una bambina molto intelligente che ha bisogno. È affamata di, però viene sedata da te, aggredita da te e quindi lei risponde con questa violenza. Spesso lei va proprio contro di te perché ha bisogno di te. È molto importante questa cosa, ci devi lavorare molto. Voi notate sempre Sara, ma i problemi ci sono anche da parte del piccolino Simone e di Sofia. Sofia secondo me è molto furba, ho visto che spesso istiga i fratelli. Al contrario di Sara, dimostra il suo disagio chiudendosi nel suo mondo. Un'altra cosa che per me è molto importante è il vostro principe, che per me è solo un piccolo tiranno. Domina voi, domina le sorelle. Piano! Dico! Non è tutto tuo! Sì! E soprattutto, visto che ha il ciuccio. C'ha un anno e mezzo si toglie il ciuccio. Non ne ha uno, ne ha tre. Bisogna iniziare a trattarlo come un bambino di 3 anni. I bambini stanno sempre stravacati sul divano, con la televisione accesa. Cioè, per questo litigano, perché si annoiano. Perché non giochi mai con i tuoi figli? Cioè, ti occupi più della casa, ma la cosa importante che devi mettere a posto è il rapporto con i tuoi figli. Devi trovare un modo per parlare con loro, giocare con loro, scoprire la loro personalità, perché secondo me hanno tanto da dare. Invece ho visto solo dei bambini aggressivi e annoiati, non hanno un modo di sfogare la loro emotività. Bisogna portare sole, il sole e l'ordine. Sono stata troppo no, ho detto severa? Proprio. No, male qua dietro. Ma ce la faremo. Va bene? Ok. Mi sento un po' giù perché ho notato che in effetti la Sara la stiamo un po' trascurando. Essendo che è la più grande, la lasciamo sempre da parte. Voglio impegnarmi al massimo, voglio essere determinata e voglio che i miei bambini siano felici e sereni.